I tamponi rapidi sono arrivati e da questa mattina per i 90.000 pazienti di 60 medici delle aggregazioni territoriali funzionali la procedura in caso di contagio è decisamente più snella. Il servizio è stato affidato alla cooperativa medica GEA, che utilizza la struttura allestita dall'ASL durante il primo lockdown, al centro Giovannini di Piazza dei Macelli. Si riesce a fare i tamponi in tempi rapidi perché abbiamo una segreteria centralizzata che raccoglie le domande del cittadino, individuate poi anche dal medico di base che redige una ricetta elettronica, la manda alla segreteria centralizzata e la segreteria dà l'appuntamento tramite SMS al soggetto, il quale poi si reca qui al drive and drug. Senza scendere dalla macchina, quindi non ci sono problemi di contaminazione e viene eseguito il tampone dal personale che è attrezzato in maniera di farli in sicurezza. I tamponi vengono sviluppati sul luogo e la risposta c'è entro 10 minuti e viene comunicata sia al medico curante sia al cittadino. I tamponi sono effettuati su pazienti che hanno terminato la quarantena e sui sospetti contagiati. In caso di positività, però, è necessario sottoporsi al tampone molecolare, perché ad oggi è l'unico strumento riconosciuto dall'ASL per accertare la malattia. Il test rapido funziona come un tampone tradizionale, solo che viene introdotto solamente a livello del naso. Il tampone poi viene diluito in una soluzione fisiologica e questa viene messa su una piastrina che è in grado di dare poi la risposta nel giro di una decina di minuti. Il test risulta positivo se una lineettina compare sulla saponetta, su quella che viene chiamata saponetta. I 7 dottori saranno operativi 5 giorni alla settimana, un'organizzazione che permette ai medici di famiglia di continuare la propria attività e dall'altra di alleggerire i laboratori di analisi. Nell'ultimo periodo anche la zona di Prato, che aveva appunto delle difficoltà per quanto riguarda, diciamo, i risultati, siamo riusciti a mettersi, e credo che i cittadini avranno potuto apprezzare, perché appunto siamo riusciti a mettersi in regola, diciamo, nel rispetto dei tempi, come dire, dovuti anche appunto per una risposta così delicata. Questa ulteriore attività sicuramente va nella direzione di dare al cittadino una risposta nel più breve tempo possibile.